Invece potete venire da questa parte. Adesso io vi racconto appunto una vicenda, un episodio, che è un episodio dai confini della pubertà. Il conte di Montecristo radunava tutta la famiglia in un'emozionante serata davanti al televisore. Intorno al tavolo circolare consumavamo di gusto l'insalata di pomodori con tante cipolle rosse che guastavano l'alito, ma a me non importava. Tanto a quel tempo baciavo le ragazze solo nelle fantasticherie e quel sapore fresco e acidulo mi accompagnava mentre prendevamo posizione, chi sulle sedie, chi sulle poltrone, per vedere il seguito delle vicende di quel tale che aveva avuto in sorte la rivalsa delle sue sventure e allora andava a cercare uno ad uno i cattivi e faceva giustizia. Ma fu a quel punto che accadde l'irreparabile. Ossia il televisore di colpo, dal carosello, passò a scorrere in righe verticali nere, sempre più fitte, che mangiavano le immagini, le riducevano a fotogrammi sfuggenti e infine trasformarono anche l'audio in quel perfido rumore di mancanza di trasmissione. Risuonò un lamento generale, persino il mio, che di solito mi disperavo soltanto quando non mi riusciva a vedere Telesport, appuntamento fisso delle 8:15. E poi ognuno si industriò come poté. La mamma almanaccò con fili e prese di corrente. Babbo passò più volte dal primo al secondo canale, provò pure a spegnere e riaccendere l'apparecchio. Persino zia Maria provò a dire una preghierina, ma non ci fu niente da fare. Passammo quell'infausta serata ad ascoltare i programmi della radio. C'era un radiodramma a puntate. Le serate davanti alla radio le avevamo smesse solo da pochi anni, ma già non ci dicevano più granché. Il giorno seguente, dopo la mattinata di lavoro e il pranzo, il babbo non accennò nemmeno ad accingersi al pisolino pomeridiano cui solitamente amava abbandonarsi, ma subito si rivestì ed uscì. Tornò dopo mezz'ora con un ometto che sembrava di mezza età e invece era un giovane che aveva 18 anni. Ma aveva stampato in volto l'umiltà e la rassegnazione che non appartengono a quell'età. Chi hai portato? Lo rimproverò la mamma. Io ti avevo detto di andare a chiamare Mastro Francesco. Non c'era, è malato. Però nella bottega ho trovato lui e l'ho fatto venire perché non era il caso di aspettare. Io non so se sono capace, prese la parola per la prima volta il giovane momento. Sono un ragazzo di bottega, non so se ci capisco. Ma è il caso che gli facciamo mettere mano, intervenne zia Maria. È un autobox, è un televisore nuovo. Se ce lo scassa del tutto, chi ne risponde? Vedrai, vedrai, replicò il babbo. Questo gli è stato appresso tante volte. Secondo me se la cava meglio del Mastro. Vedrai, ragazzo, che ce la farai benissimo. E intanto dici, come ti chiami? Tonino, fece con voce timida e incerta. Mi chiamo Tonino. Tutta la famiglia lo assistette nell'impresa. La mamma toglieva e rimetteva la corrente dall'interruttore per evitare che quel ragazzo si facesse male. Il babbo andava e veniva dallo studio nervosamente. Io gli trovavo i pezzi che lui, dopo averli poggiati, puntualmente non trovava più. E zia Maria lo subissava di consigli e richiami e ammonimenti, sì che quello spesso si asciugava la fronte alta imperlata di sudore, intontito come un vecchietto. Sono le valvole, infine sentenziò. Ah, le valvole? Eh sì. Le valvole. Perché dentro la televisione ci sono valvole? Ma certo. Aspetta, fermi tutti, sentenziò zia Maria. Prima di fargli mettere mano e aprire la televisione, che poi non si potrà più tornare indietro, dobbiamo prendere una decisione. Ma siamo sicuri? Marissima, esprì il babbo. O gliela facciamo aggiustare sta benedetta televisione, oppure la lasciamo rotta e non ne parliamo più. Così si procedette nell'operazione a televisione aperta. Tonino scese in bottega a prendere le valvole nuove e subito ritornò. Tutto avvenne in un rigoroso, inquietante silenzio. L'estrazione delle valvole cotte, è sempre qualche pezzo che avanza, qualche vite che si allenta, l'apertura della confezione, le valvole fresche.
Ma siamo sicuri che sono le stesse? Ma sì, sì. A me sembrano di un altro colore. Avete riconosciuto, zia Maria? No, e che sapete, l'usura, allora sembrano diverse, ma sono le stesse, almeno spero. E anche Tonino aveva l'aria di lamentarsi e il pressante desiderio di invocare tutti i santi a venirgli in aiuto. Prese le valvole nuove e fece per infilarle al posto delle vecchie, ma fu a quel punto che accadde l'imprevedibile. Presa dalle sue frittelle di fiori di zucca, la mamma quella volta aveva dimenticato di tornare a staccare la corrente dall'interruttore. E per un attimo vedemmo Tonino prendere luce lungo tutta la superficie del suo corpo, come un fulmine a Stanza Serena. In quell'attimo egli vide dipanarsi davanti ai suoi occhi tutto il film della sua vita. Innamorarsi di Lucia e poi lasciarsi a 2 mesi dalle nozze e poi fare il grande passo, lasciare Mastro Francesco, aprirsi un laboratorio tutto suo e poi sposarsi con Sarina, avere un figlio, poi un altro, un maschietto, una femminuccia e poi farsi prestare i soldi, sgobbare come un negro di giorno, di notte per sbarcare il lunario e poi l'operazione all'intestino, i 2 mesi di degenza e poi i figli che crescono, che si sposano, la festa e poi la femmina che è incinta ma si lascia col marito, gli torna a casa depressa, un'altra bocca da sfamare e la casa nuova finalmente, un mutuo ventennale da pagare. Ed eccolo che va da Paolo, che è diventato grande, un uomo di mezza età, ha i capelli corti, gli occhiali, e lui, Tonino, ora è davvero vecchio, ma Paolo lo chiama lo stesso. Ma lui si guarda intorno e non ci sono televisori Autovox, ma solo oggetti strani, televisori che stanno sulla scrivania e sono collegati a delle macchine da scrivere e a delle strane scatole grigie e nastri registrati grandi che però non trasmettono solo la musica, dentro ci stanno tutti interi film e poi ci sono le antenne che sembrano dei marziani, sono rotonde, larghe e puntano il cielo. E allora lui dice: io non ci capisco niente, Mastro Francesco, queste cose non me le ha spiegate, cosa devo fare? Ed erano passati pochi secondi e l'elettricità è così, è l'inverso della morte. Invece che vedere, invece che vedere quello che hai già vissuto, vedi quello che vivrai, ma così velocemente che Tonino stava arrivando già alla sua morte e da lì non sarebbe più potuto tornare indietro, se non fosse che in quell'istante zia Maria raggiunge l'interruttore centrale e con uno scatto energico staccò la corrente. Abbiamo stato un dramma davvero eccezionale per l'ospite. E sapete tutti voi qual è lo spirito di questa nostra commissione nel avere quali ospiti, quali illustri ospiti. Lo spirito di questa commissione è quello di cercare di dare un riconoscimento, quantomeno per quello che possiamo, seppur con un semplice pensiero da parte dell'amministrazione, una targa che vuole essere proprio di ringraziamento per voi tutti che partecipate a questi nostri lavori. È logicamente dovuto al fatto che sono persone illustri, persone che si sono contraddistinte nell'ambito della nostra comunità cittadina e che pertanto meritano questo piccolo nostro omaggio. Per me è un motivo di gioia stasera, tra l'altro, vedere che le nostre commissioni si allargano alla partecipazione del pubblico, quindi abbiamo una grande responsabilità come commissione Maria, insomma, un po' che le cose vadano in un certo modo. E poi stasera vedere che c'è Graziella Secreti, tra l'altro autrice del libro di Bella Prigioniera, che abbiamo avuto ospite in commissione, Ciccio De Rosa è stato nostro ospite gradito, insomma, Rossella con le sue performance, quindi di recitazione, tanti altri che non vorrei dimenticare, insomma, questa è una cosa che veramente sta andando avanti e ci fa piacere di avere scoperto questa rassegna alla quale abbiamo dato un titolo. Ma stasera in commissione c'è Franco Dionisanti. Ora è un ospite molto gradito, conosciamo come sa fare il giornalismo, Franco Dionisanti, ideatore tra l'altro della simpatica rubrica che appare quotidianamente ogni giorno sul quotidiano della Calabria, il Sombrero, che si legge e si fa leggere molto piacevolmente, con una curiosità. Ma non è in veste di giornalista qui, né in veste di ideatore, di curatore dell'invasione, che è andata molto bene quest'anno
da questo dal punto di vista del risultato della partecipazione, ma anche del messaggio, siamo un po' ritornati alle origini, e quindi questo ha fatto molto piacere. Ma è nella veste di poeta e di scrittore, in questa nostra, cioè del nostro tempo, un autore del nostro tempo, quindi assai stimato nella nostra città, ma non solo, nella regione, io dico anche al di là dei confini di questa nostra regione. Quindi un tassello importante che mancava a questa nostra rassegna dal titolo Autori di Terra di Calabria, autori per davvero, non per come ci voleva dire e ci ha manifestato l'altra volta in commissione il professore Bozzo. Ci sono autori e autori. Noi cerchiamo di dare, come dire, di il meglio, di proporre il meglio della nostra, delle nostre professionalità. Beh, è un anello che mancava e quindi sono d'accordo con te, questa commissione a livello istituzionale ha un compito, quello di non dare nessun premio. I premi si vincono nei concorsi, lo diciamo, lo ripetiamo, nelle gare, ma soprattutto qui invece c'è un riconoscimento, un apprezzamento che vuole essere pubblico per dire guardate che state facendo delle ottime cose, siamo contenti, l'istituzione è soddisfatta e beh, chi aiuta a migliorare l'immagine della sua città non può che passare, non può passare inosservato. Quindi stasera c'è un momento di visibilità che vuole significare grazie da parte dell'istituzione al nostro ospite. Quindi questa, credetemi, non altro la finalità portata avanti dall'organismo di cui io ho il mio onore di appartenere, insieme alla vicepresidente Maria Lucenda, Francesco Caruso, che c'è qui, De Cicco, altri colleghi, ovviamente al presidente. Beh, il mio compito è stato un pochino difficile questa volta, perché è il compito di relatore, poi relazionare bene significa studiare, significa documentarsi, significa andare a fare indagini. Quello di stasera sulla intensa poi attività letteraria di Franco Delle Salve, credetemi, mi ha portato un impegno particolare. La cosa non era semplice, anche perché non solo è stato particolarmente impegnativo, ma devo dire anche da un certo punto di vista stimolante, intrigante, con la gratitudine da parte della conoscenza, perché si conoscono cose che prima si ignoravano perché non si riusciva a capire anche perché. E dire che Franco in questo momento, Franco Delle Salve, è un universo da scoprire, io dico che è. E lo dico davvero con una ragione avvenuta. Io ho avuto modo di conoscerlo tanti anni fa, prima di lui però, due altri suoi compagni di viaggio, che non ci sono più perché scomparsi prematuramente, e con i quali, guardate, io lo ricordo come se fosse proprio ieri, ebbi il primo incontro nel lontano 1988, quando in quel tempo mi trovai felicemente e fortunatamente a gestire una delega di questo comune come assessore, quella dello sport, del teatro, quindi delle attività culturali in quell'epoca. Io mi riferisco a Raffaele De Luca, giovane poeta e di notevole spessore culturale, ed anche a giovanissimo Angelo Fasano. Angelo Fasano, molti di voi ricordano, è figlio di un giornalista ed editore che aveva in Corso Telesio, dopo appena il caffè storico, il caffè Renzelli, c'era una tipografia, ecco, l'editore era Santino Fasano, il papà di Angelo, lì si strambavano, automatizzi libri, ma non solo libri, anche delle riviste. Si strambava il Gazzettino del Crati, qualche volta qualche articoletto mi permise anche giovanissimo di farlo, di vederlo pubblicato con grande gioia sul Gazzettino del Crati, ma anche qualche altra rivista come Rivista Didattica Meridionale. Beh, io ho avuto soprattutto con Raffaele De Luca, quale credo che Dio De Salve, ne sono convinto, si sente ancora legato in maniera indissolubile. Tant'è che lui dice testualmente, era solo due anni più grande di me, ma la sua lucidità morbosa e un po' allucinata gli consentiva di scorgere sensi e fermenti prima degli altri. Per cui devo a lui, dice Dio De Salve, molte scoperte letterarie che senza di lui avrei fatto solo più tardi e con minore intensità. Questo è un giudizio che mi è parso doveroso dover condividere con lui qui stasera. Io poi lo ricordo qua
quanto mai interessato quando veniva assessorato lì alla Fontana di Giugno, era decentrato, assessorato allo sport, al teatro, perché a Cosenza nascesse, si consolidasse, secondo lui, un progetto di attività culturale, ma non solo un progetto che desse la possibilità, per esempio, ai giovani che amavano la poesia di esprimersi liberamente, ma anche di entrare in un circuito nazionale della poesia, internazionale addirittura. Questo progetto ambizioso che aveva Raffaele, me ne parlava, e ovviamente insieme a Franco De Pesani. Io ancora mitico questo ricordo, per cui, caro Franco, anche quella stessa esperienza che della lista, la rivista di poesia, no? Insomma, realizzata a Cosenza sia da te che da Raffaele, con il contributo importante poi della tipografia di Fasano, quindi, e che ebbe un straordinario successo, io me lo ricordo. Sì, perché questo, guarda, io lo ricordo anch'io questo fatto. È naturale che poi di fronte a un evento anche tragico, nella scomparsa del giovane Angelo Fasano, l'iniziativa naturalmente ha conosciuto una battuta d'arresto e come la rivista si è fermata, tanto che pur trovando nel papà di Angelo, ho letto per ammissione dello stesso autore, voglia e forza di proseguire l'esperienza magari in memoria dello stesso figlio, beh, sia delle Salvi che altri, credo Pino Corbo e Francesco Garritano, insomma, ecco, lo fanno, però poi devono rinunciarci perché per la venuta meno anche dell'editore Fasano, che evidentemente non aveva letto il dolore grave della perdita del figlio. Io perché ho voluto, e non vi voglio rattristare per carità, insomma, ma perché ho voluto tirare fuori questa vicenda che mi rendo conto ha il sapore di una tristezza incredibile, perché penso che tutto questo alla fine abbia influito poi su, e non poco, nel proseguo della vita e nel corso anche della formazione del nostro ospite di stasera. Ancora meglio, penso che potremmo capire le motivazioni se Don Salvi stesso poi avrà voglia di parlarcene più tardi, quando sarà il suo momento. Io posso solo ricorrere a quanto da lui affermato, e che testualmente vi leggo. Diversi anni dopo, due reduci di Limogna, io e Pino Corbo, insieme a nuovi compagni di strada, ci siamo ritrovati a dar vita a Capoverso. Capoverso è un'altra rivista semestrale di poesia, di cui è caporedattore Don Salvi. Difficile dire, prosegue Don Salvi, che legame corre fra le due esperienze. Rispetto ad allora, il mondo è cambiato, molto in fretta, e siamo cambiati anche noi. Probabilmente ciò che accomuna le due esperienze è un dare peso alle cose, qualcosa che potremmo chiamare una dimensione etica, la consapevolezza che la poesia in questo tempo è del tutto gratuita e non ha alcun mercato. Ebbene, insomma, questo la rende assolutamente impagabile. Ecco, questa è la sottolineatura che l'autore dà di questa vicenda. Ma io credo, sono convinto che per comprendere ancora meglio Don Salvi, poeta e scrittore, c'è bisogno di guardare dentro la sua produzione letteraria, che spazia dalla poesia, sì, ma alla narrativa, dalla saggistica, addirittura alla drammaturgia. C'è un'intervista di qualche anno fa, io te l'ho convidato l'altra volta, e mi ha colpito questa intervista di Francesco Forestiero, nella quale l'autore si racconta meglio più che in altre occasioni. Un'intervista che ha il merito di fare venire fuori forse la parte più, la personalità ecco, forte dell'autore, anche la sua sensibilità straordinaria e culturale di cui Don Salvi è dotato. E un passo di questa intervista è dedicata all'influenza che suo padre ha avuto nei suoi confronti. Ecco come si esprime, caro Gianfranco, Don Salvi a tale riguardo. Di sicuro ha intuito la figura di mio padre, che inventava lunghe storie per me. Ed io amavo nel primo pomeriggio stendermi sul letto vicino a lui ad ascoltarmi. Poi anche il fatto che ero un ragazzino solitario,
stavo per ore a guardare gli altri che giocavano a pallone dalla finestra ed io preferivo i miei giochi di fantasia, come inventare delle storie o anche dei programmi radiofonici, televisivi, ma è anche vero che poi, scrivendo una poesia, ho avvertito una vertigine che è una sensazione impagabile, come sentirsi su una montagna altissima, ma insieme anche come assoluta semplicità ritrovata, come essere al proprio posto. Beh, io credo che qui c'è tutta la poetica, insomma, c'è tutta l'anima del poeta. E tra le diverse raccolte di poesia si segnala ovviamente l'esistenza dei popoli romani, diciamo subito che è un'altra raccolta, ed ancora la fragola del pianoforte. C'è Via delle Nuvole, Via delle Nuvole, con una bella poesia dal titolo La responsabilità. Perché lo dico? Perché io proverò tra poco a insidiare il posto della grande Rossella Gaudio, perché sperando di non rimediare qualche brutta figura, quindi cercherò di declamare anche questa poesia, ma inutile, di questa relazione che devo consegnare alla conferenza. Vedi? Nel genere poi della narrativa, caro Fabio, la produzione è anche cospicua, vedo, con lavori come Ai confini della pubertà, Libro della morte delle 100 vite, ed ancora Racconti erotici. E qui mi sovviene un fatto, un episodio di cui pure l'autore ha più volte parlato. Un consiglio comunale di Cosenza fu interessato sulla poesia erotica di Franco Di Nesaldi, e in realtà mi resi conto anch'io che in quella vicenda, pure consigliere comunale, quando si criticava l'assessore per aver pubblicato questa cosa, era perché si dovevano colpire chi l'aveva nominato, e quindi penso che ci fosse una ragione non nobile nella cosa, però un consiglio comunale servì a tutti per poter attaccare e dire nel sindaco di allora, autorevolissimo, eccetera, che qualcosa l'aveva sbagliata con un assessore che invece noi qui stiamo, il tempo ci dà ragione, a celebrare le sue virtù, le sue carità. Beh, ci sono storie poi di computer e di fantasmi, questo non, per la verità non lo conosco, anche se il libro che impone all'attenzione è il romanzo dal titolo La maledizione della conoscenza. E a proposito di questo libro, io credo che lo stesso autore poi lo ammette testualmente, dice: il libro della mia vita, questo è La maledizione della conoscenza, quel libro del quale devi liberarti altrimenti non farai più niente. Ma anche un libro che si può scrivere a 30 anni, insomma, quando la giovinezza culmina e muore. Insomma, un libro che partendo da elementi autobiografici si pone le domande ultime: chi siamo, dove andiamo, eccetera. Per fortuna però, dice lo stesso autore, quando scrivo non manca mai un approccio anche ironico, e questo forse mi ha impedito di cadere nell'errore dell'enfasi. Ecco, questo è un po' il suo giudizio autocritico, quindi il libro è uscito grazie ad un editore abbastanza specializzato nella letteratura d'avanguardia, che è Piero Nanni. Un libro che però dal punto di vista della vendita, lo diciamo, non è stato fortunato, ma come si suol dire, un prodotto di nicchia, no? E l'editore lo ha distribuito però negli istituti italiani di cultura del mondo, guardate bene, per cui l'autore, ma c'è da essere soddisfatti, si pensa che abbia raggiunto ormai i suoi interlocutori con questa collocazione negli istituti culturali italiani nel mondo. Un altro genere letterario, mi avvio verso la conclusione, in cui si cimenta Di Nesaldi, è la saggistica. E io credo che in questo la molla, glielo chiedo, mi sia scattata ancor più dopo aver maturato l'esperienza amministrativa fatta a Cosenza, qui il presidente Nigro si richiamava in apertura, ha svolto il ruolo di assessore alla cultura, pare dal 97 al 2002. Una parentesi, diciamola chiaramente anche qui tutta, con molta onestà intellettuale, non cercata da lui, più volte risulta anche a me, gli era stato proposto il ruolo di assessore, ma aveva rifiutato. E con questo, se vogliamo, c'è una giustificazione molto plausibile, che gli è congeniale, chi lo conosce sa,
assumere un ruolo di assessore, quindi la postazione di potere, poteva essere una cosa contro la sua formazione, quindi l'avvertiva come disagio, e in questo mi spiego i suoi no ripetuti. E beh, finché c'è un momento però di cedimento, questo dobbiamo dire, poi di cedimento anche per lui ad una proposta di gestione che gli veniva, la gestione della delega però della cultura, che gli viene fatta in maniera pressante dall'onorevole Giacomo Luce, allora sì, e lui accetta. E forse questa esperienza, questo voglio dire, immagino, lo abbia portato a scrivere qualche saggio, perché come diritto alla cultura, politiche culturali, le teorie per esempio di una prassi, dove persistono, credo, delle considerazioni davvero importanti e interessanti, perché poi sono figlie dell'esperienza che uno matura, l'ha maturata direttamente, personalmente, facendo l'amministratore. Per cui fare un libro sulle esperienze che tu fai, io credo che sia davvero qualcosa di straordinario, cioè qualcosa di concreto, di fruibile, meglio fruibile. Infine c'è anche un impegno per il teatro, non sfugge niente. C'è un momento della sua vita in cui si dedica molto a delle scritture teatrali, che è il Centro RAT, che è questa struttura cittadina che tutti conoscono e sappiamo come lavora, di Cosenza, poi nel tempo sempre messo in scena questi lavori. Non c'è solo teatro, per la verità, c'è anche televisione, poi c'è giornalismo. E tutto questo io credo che poi ci porta a dire, a essere d'accordo con tutta la Commissione, lo siamo, quando l'abbiamo invitato in maniera unanime, partito il consenso, quindi siamo di fronte ad un personaggio davvero poliedrico, anche se lui tiene a definirsi solo e soltanto uno che ama scrivere poesie. Io vi assicuro che c'è molto di più di uno che ama scrivere poesie. Presidente, io non la faccio lunga, come prima, quindi mi avvio alla conclusione con una speranza però di aver fornito qualche elemento in più, stasera utile per quelle che sono anche poi le finalità di questa nostra commissione, a far conoscere meglio la figura del nostro ospite, quindi, e volendo mantenere quello che dicevo prima, fede all'impegno poc'anzi preso, insomma io chiudo con questa poesia di Franco Genesani, che è la responsabilità. Ci sono parole che scavano fossati, alzano muri, rinchiudono in prigioni, vecchio è una di queste, e poi epilettico, mongoloide, spastico, demente, ritardato, impotente, terminale. Ci sono parole che non dicono più niente, le pronunci e ti rimane in bocca l'eco di fonemi senza senso, mezzadria, malata, castigo, sortilegio, malinconia. Ci sono parole che fanno bene al cuore, libertà, amicizia e via dicendo, ma sono trattenuto dal pudore. Mi rifugio in avverbi e forme vaghe, inopinato, indomito, immantinente, esiziale, ancestrale, repentinamento. Adesso alzati in piedi, nel silenzio, a voce netta e piana, chiama il tuo nome. E ascoltalo parlare. Ma io credo che onestamente questa delle poesie è quella che è piaciuta a me più delle altre, forse più prosa, ma prosa che raggiunge un po' il livello della poesia. L'ho voluta dire, mi perdonerete se non sono stata all'altezza di Rossella, però no, ho avuto anche il piacere che nell'ultimo mio libro, Portati la Seggio, lui è stato, mi ha fatto la preparazione, mi ha fatto l'introduzione. E siccome non è uno normale, parlando in chiaro, oltre alla presentazione bella, è stato anche bello ciò che ha detto alla presentazione, materialmente quando ci siamo incontrati al terrazzo delle Grigie. E beh, lui non ha ricordato Ciccio per quanto riguardava il libro, perché poi se ne parlava di lì a poco con le poesie, ma
appunto, che siccome è stato sempre un osservatore prima, no, quando era ragazzino, perché purtroppo qualche annetto non passava, allora lui ha ricordato il periodo del mondo nuovo, di quel fermento culturale del 68, fermento culturale che post 68 Franco Di Salvo continua a portare nella nostra città. Sono questo. Possibile, volevo porre una domanda a Franco. Volevo fare una piccola premessa nel dire che secondo me un intellettuale come Franco non a caso si definisce uno che ama scrivere poesie, perché la poesia è una delle più grandi forme di libertà, perché la poesia, la caratteristica della poesia è l'onestà, risponde solo a se stessa e non è serva di nessuno. Ecco perché secondo me un intellettuale ama definirsi poeta. Però la commissione non ve ne vorrà se io richiamo a noi il Franco di un esame giornalista. A questo proposito vorrei fare questa domanda. Siccome ho sempre avuto l'idea che la storia si crei e le idee si formino non tanto sugli accadimenti, ma su come gli accadimenti vengono rappresentati, allora io mi chiedo in che misura il sistema di informazione attuale è componente attiva di questa decadenza valoriale a cui assistiamo, se è in che misura può invertire la rotta e cambiare, e perché i giornalisti o chi fa informazione rispondono sempre al binomio del contro qualcuno o a favore di qualcuno e non più all'unico binomio cui bisognerebbe rispondere quando si fa informazione, che è quella del falso e del vero. Perché mi fa molto piacere, io non conosco Franco, anche se abbiamo recitato insieme con Sergio Crocco in Maniano, però non ho avuto mai la possibilità di scambiare una battuta, anche se mi leppo il sombrero quando devo fare un riconoscimento a una capacità poliedrica, artistica e così, anche datata, perché l'episodio della poesia che veniva, recitava Mimmo e che veniva incriminata sui giornali, in consiglio comunale, la ricordo come se fosse oggi. E io ho seguito molto le vicende sue, non conosco la sua opera, però so gli interventi sia con l'Acquario, sia con il Centro d'Arte, sia con altre cose sue. E anzi, nei giorni scorsi mi hanno detto che lui ha una casa editrice, mi sbaglio? No. Tuo fratello? Però penso che il problema che voglio porre io è lo stesso. Io ho visto una grande opera da parte della Commissione Cultura del Comune di Cosenza per quanto riguarda questo discorso di riconoscere alle persone che, diciamo, ritiene meritevole di essere, diciamo, inseriti in un grosso elenco per l'attività culturale. Io riconosco un grosso e vorrei che questo diventasse una contaminazione, lo dissi pure quando mi è stato fatto, mi è stato dato il riconoscimento. Io vorrei che veramente questo, il Comune di Cosenza, che è il quale riconosco, l'assessore alla cultura sa benissimo che le posizioni politiche sono diverse, io riconosco il buon lavoro che sta facendo, soprattutto sull'attività culturale. Leggevo pure oggi sul giornale il fatto che vogliono abbattere finalmente il mostro per dedicargli il primo piano a farlo come museo. No, quella mi piace, forse sul discorso di Alerico ci sarebbe da discutere, però non è quello, non è questa l'occasione. Io quello che volevo porre a Franco Dione Salvi è proprio questo. Siamo in tanti che scriviamo versi, io le mie non le definisco nemmeno poesie, dico versi perché mi diverto a scrivere versi. Siamo in tanti che si è in tanti che si pubblicano i libri, però i libri non vengono, diciamo, distribuiti bene. E allora finisce che io stampo un libro, 200 copie, me le tengo, o le regalo agli amici o li faccio comprare agli amici. Per l'esperienza che lui ha, anche
come editore, diciamo, anche se Claudio è l'editore, dico che cosa si potrebbe fare non l'assessorato alla cultura, l'ente locale, la Fondazione Carima e tutte quante quelle istituzioni che contribuiscono economicamente a tante iniziative ma mai a un progetto. Che cosa potrebbero fare per far sì che i libri vengano distribuiti, fatti conoscere? Pure non dico una kermesse, perché ormai le kermesse ne facciamo spessissimo, ma in maniera tale che la gente venga stimolata dalla presenza che ci sta in città di tanti e tanti scrittori. Però poi ci guardiamo attorno, finisco, e vediamo che la città è vero che c'ha tanti scrittori, poeti, artisti e roba vari, viene definita l'Atene della Calabria, però una vera contaminazione culturale la città non ce l'ha, anche a livello, diciamo, di come si arriva al consenso politico. Se entriamo in questo discorso, io dico, la domanda che faccio, spero mi sia spiegato bene, è proprio questa: che contributo possono dare le istituzioni per rilanciare, per far sì che si, con la poesia, con la narrativa, con la musica, con la fotografia, con la pittura, si riesca a contaminare e possa diventare veramente un modo di essere della città questa cultura? Vi prometto, state tranquilli, sarò brevissimo perché preoccupatevi, e fra l'altro ho il compito antipatico di fare il discorso da assessore, che è esattamente quello che non voglio fare. Per le ragioni che vi spiego immediatamente. Da assessore Nico siamo ovviamente contenti di questa vicinanza con Franco Dionisardi e siamo convinti che le eccellenze di questa nostra terra debbano essere come dire, valutate e valorizzate al di là degli schieramenti politici, e la presenza di Franco al nostro fianco significa sostanzialmente che noi tendiamo ad amministrare puntando verso eccellenze qualsiasi collocazione loro hanno. E riconoscere a Franco Dionisardi, in quanto ideatore di Invasione, la capacità di darci un contributo di guida, di stimolo, di, diciamo anche di innovazione rispetto ad uno strumento culturale qual è quello di Invasione, che certamente potrà nel tempo ricalibrarsi rispetto alle nuove esigenze, può essere, è sicuramente un fatto importante. Ma la vicinanza di Franco non è solo rispetto al tema Invasione, ma ad una più complessiva attività culturale che stiamo in qualche modo progettando. Io ho sentito, me ne vado da assessore, a questo punto io devo dire, ho sentito questa introduzione, questa produzione, chiamiamola così, di Mimmo Frammattino, è veramente bella, perché era sentita, era affettuosa, c'era dell'affetto, c'era della carica umana, emotiva dentro, e mi è piaciuto ascoltarla, no? In questo percorso condiviso sostanzialmente che avete in qualche modo fatto. Ed ha ragione Maria Lucente quando dice è difficile catturarlo, è difficile chiamarlo poeta, artista, eccetera. A me piace chiamarlo intellettuale, è un intellettuale di punta, è un personaggio che si è caratterizzato perché ha saputo, ha fatto il visionario, no? Perché guai agli amministratori o agli intellettuali che non hanno la capacità di immaginare qualcosa che sarà, ma non nel senso banale della predittività delle scienze sociali. Ha saputo immaginare, anticipando, con il Festival d'Invasione, uno dei problemi che stiamo vivendo oggigiorno, sempre di più, che è questo problema dell'inclusività, dell'attenzione al diverso, della capacità comunque di aggregare, di contaminare, se non ce l'ha letto, per questo termine che a me piace. E vedo Franco in questa sua veste. Io conosco Franco, ve lo anticipo, da 50 anni, avevamo i pantaloncini corti, tutti e due abbastanza buffi, devo dire, se ci immaginate un po' di più. Però erano anni tutto sommato vissuti con una certa, se volete, filosofia, un modo di essere. E mi piace immaginare questo intellettuale che oggi è, nella sua, soprattutto nelle sue fragilità, mi intenerisce quando parliamo di aspetti pratici, contrari. Lui ci dice, no, dobbiamo per esempio dare un quantum a certe cose, no? Immagino la dimensione finanziaria, lo vedo che mi ride per dire lasciami stare tutte cose perché non riesco a parlare. La sua fragilità diventa poi però una forza straordinaria quando si tratta di vederlo al lavoro, di immaginare percorsi culturali, ne stiamo immaginando molti
insieme, che sicuramente avranno l'appoggio dell'amministrazione comunale. E quindi io dico grazie Franco, te lo dico da amministratore, te lo dico da amico, te lo dico da cittadino, perché questa città ha in te sicuramente una grande ricchezza che deve essere riconosciuta. Vorrei essere breve e sintetica, però insomma non è facile. Allora, lui sa benissimo che io, perché gliel'ho detto tante volte, gliel'ho ripetuto per ultimo forse una decina di giorni fa, due settimane fa, quando dissi: Franco, sto facendo tante cose, però ti aspetto sempre, perché quello che faccio con lui, la sintonia che si crea, eccetera, è unica. Lo devo dire, ho dei carissimi amici qua davanti con i quali io lavoro con grandissimo piacere, però con Trump la cosa, il discorso è pregresso. Ne parliamo dopo. Poi facciamo i conti dopo. E io ho avuto il piacere di fare una cosa bellissima con lui, che questo recita al Pianura, dove lui diciamo la responsabilità. E stasera avrei fatto molto volentieri insieme a lui, come se fosse un ritmo di Antonio Porto, ma non abbiamo il testo. Io ho ricevuto un messaggio di Franco Donesaldi per invitare questa sera per il ricevimento del premio. Gli ho risposto: guarda caro Franco, io immaginavo che il premio lo conferisse Gustavo di Svezia. Comunque sembra mattina. È stato bravissimo. Devi accontentare. Però sono qui anche per fare per ripetere. Quello che ho sentito questa sera, credo che Gustavo non avrebbe fatto bene. Possiamo dire che c'entro io, umile rappresentante del popolo unito, con Franco Donesaldi, poeta, come l'hanno definito qui, insomma, un uomo comprendibile, indefinibile, anarchico, comunista, libertario, libertino, sui racconti erotici, diciamo, che adesso io l'ho conosciuto in una delle sue versioni, diciamo, quella di amministratore, e insieme abbiamo fatto una cosa semplicissima che è diventata però così complessa, perché manca oggi un minimo di buonsenso, dico l'assessore, un minimo di buonsenso dell'amministratore. Abbiamo fatto una sorta di neco, parlare con quello che parla, poi è un metodo culturale. Lei invece, io un assessore, ci risana su questa da delle sere. E siamo riusciti a fare una cosa banale, a evitare sovrapposizioni di date, di generi musicali e artistici, e a offrire, diciamo, all'aria urbana, Cosenza, Rende, Cilisana, Castiglione, Cosentino, Castro Libero, delle cose per tutto l'arco. La stagione cominciava con invasione a luglio e finiva a 30 di settembre con Settembre Rendese, passando per Cerisana, per Castiglione Cosentino, per Castiglione. È bastato parlarsi, discutere. Te lo dico questo elemento perché adesso si ritrova a fare l'assessore, diciamo. È bastato un poco di consenso. E avevamo inventato anche delle cose, abbiamo chiesto dei soldi per fare i metodi, per rafforzarlo, che so, comprare noi gli spettacoli. Voi sapete benissimo che uno spettacolo costa il 30-40% in più, perché ci si affida all'intermediazione ormai inaccessibile, per manager, agenti, questo mondo, diciamo, che rende lo spettacolo costosissimo e spesso inaccessibile. Comprare un palco, no? Ad esempio, è una cosa da utilizzare in tutti i territori, per il palco, per i concerti, utilizzare in tutta la realtà, cose semplicissime. Una cosa che non siamo riusciti a fare, uno spettacolo che abbiamo accompagnato, riuscimmo a fare un pullman con Carlo Hans Dato, un jazzista famoso che suona sul pullman articolato con il suo autorino che attraverso tutto il territorio. Dico questo per dire che ha ragione anche Veronica. Lui è, come dire, è l'intellettuale di parte, cioè, non so, Maria, è una contraddizione in termini, è radicale nelle sue affermazioni, nel suo pensiero, polemista, diciamo, spesso irraggiungibile,
come si dice, blasfemo, cioè più versi, e però è di pazzo. Fin anche diciamo questi mezzi preti con i 10 ex lo hanno nominato quando nominato assessore, uno che magari a Milano dice Don Esaldi assessore, immagino che capo della giunta, consulente, che a capo della giunta ci sia questo con i mail qualcuno, no? Invece no, una delle giunte come dire più placide, moderate, diciamo. No, con un sindaco con un sindaco sempre sotto l'effetto di fortuna in sostanza psicotrope diciamo di origine cristiana, cioè, ti capita che uno come lui diventa consulente. Questo ovviamente a merito del sindaco della giunta, bisogna dire loro non hanno fatto quello di prima, che li professano invece spesso radicali progressisti eccetera eccetera. Stai anticipando quello che avevo detto uno di voi, così dillo, perché sennò mi metti in imbarazzo. Forse più terribile, sì. Onore cioè, e credo che hanno dimostrato che la cultura sfugge diciamo a qualsiasi appartenenza, e il riconoscimento di qualità di persone che in qualche modo nel loro genere presentano un valore per l'intera comunità, tutta la comunità può ritrovarsi diciamo in queste figure, che poi anche il merito della commissione, poi in fondo loro giocano a realizzare queste tante, però sono una cosa importante, sono una mappatura della creatività della città, dell'urbano. Cioè, pensate, immaginate che io sono stato chiedendo una cosa, un'altra cosa straordinaria, Angelo Varano, è venuto un altro minuto, però è importante. Quando è venuto qui non lo conosceva nessuno, forse solo si va a fare al mattino, eccetera. Quest'uomo in 2 anni ha fatto una cosa straordinaria, non credendo cosa dire. Ha messo su un'orchestra formata da giovani provenienti da tutto il mondo, compreso ovviamente giovani provenienti da Belvedere, Paola, non so, gli altri paesi europei. Questa orchestra è ospite nelle famiglie nelle case, nelle famiglie di Verdica, a gratis questi ragazzi, e suonano su tutta la costa, Cirena, Spagna, eccetera, eccetera, mettendo su opere importanti, no? Ora, quest'uomo, cioè quasi gratis, ha fatto questo lavoro straordinario in 2 anni, e soprattutto ha valorizzato luoghi, paesi quasi per le montagne, distanze dalla costa, ha rafforzato ipotesi progettuali importanti, il paese albergo, cioè la musica legata ai luoghi, agli eventi, un po' le cose che ci siamo sempre detto. Quindi, al di là di questa funzione che può apparire minimalista, la commissione che chiama qualche concittadino, però è una mappa importante che forse alla fine, se ci sarà mai una fine, ma non credo che ci sarà una fine a questo lavoro, perché poi le persone dotate di talento sono tantissime in questa città, e farle conoscere c'è una cosa fondamentale, importante. E qui insomma io sono venuto a molto piacere a questo secondo incontro, anche perché insomma io di Esaldi sono un po' autore, i diritti d'autore che sono veramente pochi, diciamo. 5% e nello spirito di Don Esaldi, diciamo che i diritti d'autore pochissimi, però libro sta andando molto molto bene, se non lo presentiamo a Rende, quando lo dico qui scriviamo il diritto di riscatto. di chiamarti in servizio, però vediamo che non sarà gratis, immagino. Dipende da che farai tu. L'ultima cosa, il famoso museo del presente, diciamo, si deve a lui, diciamo, l'intitolazione, la denominazione museo del presente, che, e in quello c'è tutta una filosofia, ovviamente deve essere lui a raccontare. Non ha avuto la tua fortuna. Ma forse